even get some calls. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo test map. Oggi sono qui per presentarvi la Green River Map V111.1.1 e niente, devo dire che come mappa non è niente male. Siamo molto sul pianeggiante, se non mi ricordo male, e niente, abbiamo diciamo concentrati qui in azienda, qui a casa, mucche, pecore e galline. E poi abbiamo dislocati, diciamo, in un altro posto i beef e i maiali, insieme anche a serra, diciamo, dei polli. Ecco, qui vedete, c'ho pure le uova. E bene, abbiamo sparso praticamente per il cortile qui tutte le galline. E poi abbiamo insomma le varie stalle. La mappa ha bisogno di qualche mod aggiuntiva, che adesso non le ho messe tutte, per non è che devo usare la mappa, devo solo presentarla, presentarvi i punti principali, e comunque uno si vede un attimo la mappa, perché magari dalle foto online uno dice ma non riesco a capire bene com'è sta mappa, perché magari sai, tante volte ragazzi mettono le foto migliori della mappa ovviamente, però appunto un conto è vedere la mappa così in una foto, un conto avere magari anche un video per questa mappa, perciò si vede materialmente e fisicamente com'è la mappa. Nel frattempo, come avete potuto vedere, vi sto scorrendo un attimo le varie cose, e mi abbiamo passato la stalla delle vacche. Qui praticamente sarebbe un po' un macchinario abnorme per la razione mista, 23 vasche di scarico, ovviamente questo qua centrale, dovete purtroppo chiudere le porte di uno e dell'altro per poterlo vedere, dato che entrambe le porte vanno verso il centro. Eccolo qua, qui avete la parte centrale, di lato avete appunto lo scarico, poi ci sarà anche il comando dei quei tasti, manovrare il condotto. Vasca insilato 2 qui, poi vedremo quello del biogas. Qui dovremmo avere un deposito, comunque altri scarichi, appunto sarebbero, diciamo così, i silos di casa, perché abbiamo il solito colza, frumento, orzo, mais e la carioia, perché questo serve sempre. Cipato, pare patate, ma ho visto mai massa a tocchi paese patate, che abbia già fatto il purè. E niente, appunto qui avete zone, stalle, casa e quant'altro. Faccio vedere un attimo la mappa così in esteso. Buon numero di campi, purtroppo già tutti comprati, sarebbe da sistemare un attimo con Giants Editor, applicare l'acquisto dei campi, perché altrimenti avete già tutti i campi comprati, già cosa giocate a fare? Infine si gioca per espandere l'azienda, comprare nuovi terreni, comprare nuovi mezzi. Avete già tutti i campi comprati, insomma, non sarebbe proprio il massimo. Comunque, come vedete, tutto concentrato qui a casa. Poi 1, 2, 3, 4, 5 punti di scarico, molto semplici. Perciò dovremmo fare anche presto al test map. Vi danno una trebbia, un altro trattorino qua così. Eccolo qua. Questo qui li ho posizionati un po' così ragazzi, giusto per farvi vedere la raccolta delle liquid manure. E di qua avete appunto le pecore col bull collector e le due mangiatoie, una anche per l'acqua in questo caso. Comunque abbiamo visto in altre mappe, non mi piace tanto la zona delle pecore, perché è tutto così piano, senza un ciuffo d'erba, insomma, porrete a mangiare qualcosa. Vabbè, eccoci qua, partiamo subito. Zona qua a fianco allo store, sostanzialmente c'è la segheria, la vecchia segheria che c'era ancora nel 2013, è funzionante, almeno i nastri trasportatori corrono e tutto quanto. Qui avete montagnola e cipato, scarico del cipato, e comunque avete la zona per vendita di cipato, diciamo da un'altra parte, non è che appunto avete solo questo. Comunque qua c'è la segheria. Qui abbiamo un negozio agricolo, siamo passati sotto lì dove c'è anche pure la vendita della lana, sostanzialmente vendita uova e vendita lana. In questo punto hanno mantenuto lo stabile, diciamo, come livello simbolico del luogo. Potevano magari anche aggiungere un altro punto di scarico, ecco, dato che c'è tutto sto edificio, di solito c'è sempre un punto di scarico, potevano anche
metterlo magari appunto in scarico e sistemare un attimo l'edificio stesso, dato che qui c'era un punto che andava giù verso un garage, perciò magari rispettare un attimo, tanto con Giant Size basta sfondare il terreno, a meno che il terreno, ragazzi, non sia già a zero, però adesso non ricordo, dovrebbe riuscire ad andare anche a meno al di sotto, dipende da che livello è il terreno, insomma, ragazzi. Perché se avete il terreno a 0 e di sotto non potete andare, potete solo salire. Se avete il terreno a 50, allora potete scendere di 50 e salire a chissà quanto. Vabbè, piccolezze tecniche che lasciamo al caso. Altro punto di vendita, sì, una cosa bella, come avevamo visto in altre mappe, penso anche nel 2013 nel server free. Quando vi pesate dovete fermarvi, avete la tabella con i vari pesi, le varie persone, soprattutto in multiplayer, perché dato che queste mappe, la vastità di terreni sono date per il multiplayer, tutte le persone, quanti litri hanno scaricato, quanto hanno lavorato sostanzialmente per tenere d'occhio gli operai, ecco. Qui penso avete la calce, fatto sta soil mode che mi hanno detto di fare tutorial, ma se un po' da spararsi in testa a fare tutorial passo il modo, ragazzi, perché non è proprio così semplicissima da utilizzare, bisogna proprio mettersi là con calma, avere tempo, e da quanto ho capito dovrebbe essere un po'. Non so, perché nel 2015 forse non è neanche tutta completa sta soil mode, perché conto avere solo la calce, dopo bisognerebbe mettere anche altre cose, guardare il pH del terreno, dopo c'erano anche le erbacce, mi ricordo, quindi dovevate dare il diserbante. Insomma, se vediamo tutto non era più finita. Mi ricordo il Terror 82 aveva fatto, chiamato Terry, aveva fatto a sua volta anche appunto vari prove anche in altre mappe. Insomma, non è proprio così matematica la cosa, dovete vedere ogni campo cosa dà, insomma è lunga la storia. Ci stavamo avvicinando in questo punto che non ci sono zone di scarico, sarebbe un po' un centro, diciamo, della mappa, quanto potevano mettere magari un altro punto vendita uova, per esempio arricchire un attimo, sto messo un po' di casette, una stradina a recinto così, magari aggiungere qualcosa di interattivo, vendita magari maiali, vendita cose così, magari invece di mettere da altre parti, insomma arricchire un po' questo punto della mappa, che comunque vabbè era per X. Qui ovviamente vendita maiali, dato per fortuna vi mettono anche il cartello, e anche secondo lo stabile, ragazzi, ormai è sempre quello per la vendita di maiali. Non è cambiato, ecco, al grassetto, vabbè. Ecco qua, qui avete vendita cipato, sostanzialmente riscaldamento, sempre la pesa che vi dà appunto i valori, vi dice aspetta pesamento di questo, di quello, di quest'altro e da quest'altro ancora, misuramento del peso, il completo. Bueno, qui avete poi vabbè, qualche stradina di campo un po', diciamo, disegnata in modo diverso. Potevano fare qualche buca in più, ecco, arricchire con un po' di buche. Molto piana questa mappa, un po' troppo forse, comunque vabbè. Peccato, tutti i campi comprati, si vede, speriamo magari nella V2 che aggiungano magari qualche dettaglio alla mappa, magari c'è qualche punto morto, magari un po' come questo, vedete proprio tre alberi qua, tre alberi là, insomma davvi una bella viale alberata, insomma non troppo ma neanche troppo poco. Aggiungere magari qualche cartello, qualche segnale, qualche cantiere, aggiungere qualcosina, insomma da arricchire un attimo la mappa. Ci sono molti fossati, diciamo, con l'acqua, e in questo caso c'è anche l'animazione col tubo, diciamo così, che dovrebbe portare giù l'acqua, almeno questa cosa qua appunto fatta bene. Profondità che potete comunque guidarci e riuscire a risalire senza carichi, senza troppi problemi. Ovviamente se iniziate ad avere carichi e robe varie non ne venite altro fuori. Biogas con 2 mega vascone, come Dio comanda, finalmente mega fatto un biogas contro coglioni, e comunque, facendo perdere parole strane,
belle vasche grandi, finalmente spero si riempiano appunto tutte quante i lati così e non facciano un mucchiettino in mezzo e basta, però guardando la dimensione della vasca dovrebbe appunto essere una vasca bella consistente, ecco. Eventualmente faremo delle prove se mai qualcuno richiede, ma presto fate, iniziate a scaricare, vedete come si distribuisce l'insilato diciamo all'interno delle vasche. Voilà, qua si apre e via, cartelli desktop, quant'altro, insomma sì, qualcosina c'è, però vedo che manca ancora qualcosuccia alla mappa. Qui siamo dove ci sono appunto in questa zona qua in alto pecore, sì scusate, pecore, maiali e beef sostanzialmente, sempre porte che non si aprono, sempre che non mi lascia interagire con sti beef. C'è stato un periodo andava, poi adesso devo pulire un po' le mode, cancellare un po' di mappe, un po' di roba, perché ogni volta così che non ci sia una mappa che ha bisogno di altre mode per poter funzionare, interagisce su tutte diciamo le mappe che vengono inserite. Questa cosa qua non mi piace, un po' sto blocco qua per andare a chiudere. Ah, pensavo di passare. Ah boh, ma qui ho fatto recinzione, ho detto no, che non mi abbia messo il blocco e legno per non finire la recinzione, perché sennò. E ora sì, aveva fatto cavolata. Paleoliche strambe, non sono quelle del gioco, tanto più belle un po' per cambiare. Qui abbiamo sulla zona qua che sembra che sia sta UFO, una zona con usignoli e quai, insomma chi più ne ha più ne metta, una zona appunto riguardante la forest, diciamo un po' foresta, niente disseminato, tutto anche qua piano, su questo piano e pare che sia passata la fresa, paga una pianata tutto quanto, una livea. Potevano farmela un po' ondulata, un po' su e giù, qualche salterello, qualche sasso, insomma un po' di montagnola, no? Piano, perché sapete che magari uno fa coltivazione, si prepara tutto il terreno piano, però almeno dove ci sono gli alberi magari crescono radici, quant'altro, che sia un po' ondulato, ecco, aggiungerei qualche modulazione in più del terreno, qualche casettina per appostarsi col calibro 50 per far fuori eventuali piccioni indesiderati che si appoggiano sugli alberi rovinandoli, oppure facendo i nidi appesantendo i rami degli alberi, quindi andando a distorgere l'equilibrio psicofisico dell'albero in quanto alla crescita. Comunque vabbè, per il resto insomma come mapa non è male. Qua abbiamo questo viale alberato con tanto di cartelli, almeno due o tre cartelli ce li hanno messi. Se la mappa non è male, però tanto grande, va un po' sul dispersivo e sì, essendo appunto molti campi, tanta vastità, qua ci hanno fatto una mega foresta. Eh sì, allora, bella grande. Vedete anche per occupare questi spazi qua, forse foreste, insomma, non è proprio, forse è il top del top. E qua vabbè, laghettino, una bella panchina dove venire a riposarsi dopo una giornata di lavoro. Store, che forse è prima o ultima cosa, insomma, vabbè. E niente, anche qui un bel piazzale così potete comprare molti mezzi. Posto niente di che, una finta officina con un trattorino un po' posizionato, la vendita di trattori per non venderli diciamo così direttamente. Questi mezzi qua sono diciamo così posizionati senza collision. Insomma, ahimè ragazzi, come mappa non è malissimo, anche perché comunque abbiamo i fossati, abbiamo le varie cose, però aggiungerei qualche punto di scarico in più, perché ci sono certe mappe che è una roba assurda, che c'è più punti di scarico che campi, e altre mappe che appunto sono un po' poverette. Aggiungerei qualche modellazione del terreno, ma rifarei, siccome la mappa vedo che è anche divisa magari in due, o i campi 7, 6, 5, 4,
tutti in pendenza, alzarli verso la fine magari della mappa per cambiare anche un po', insomma, la mappa, a meno che non hanno voluto rispettare qualcosa vicino alla realtà, ma non penso. Dare un po' di pendenza, quindi magari aggiungere qualche cascata, più rocce, qualche montagnola, tutto piano, magari può diventare anche un po' noiosetto a un certo punto, perché più ci troviamo un po' dei campi, ma appunto un po' come la mappa originale, avete un po' di falso piano, un po' magari più salite, insomma un po' di quel che se vuol dire una mappa completa fatta bene, vedete. Uno guarda qua, vede campi paesa in America, campi distesi fin in fondo, comunque compenso, maggior parte sono seminati e quant'altro. Vabbè ragazzi, niente, consiglio multiplayer, perché come vedete quantità di campi è tanta. Aspetteremo magari eventuali versioni future con miglioramenti, poi vediamo se i miglioramenti sono consistenti, perché se mi sono da 4 cartei, 2-3 robette, un punto di scarico, non sto là a rifare tutto un test map. Però se magari iniziano a modellarmi i terreni, a zona magari della diciamo così, riguardante gli alberi, magari iniziano a modellarla, sassi, montagne e quant'altro, allora lì potrebbe anche un test map veloce per andare a rettificare, diciamo, quest'altro test map. Allora ragazzi, niente, direi che anche per questo test map di nuovo è tutto, e posto, basta, penso avervi fatto vedere più o meno tutto, non dovrei aver saltato altre cose. Beh, qui non so se avevo fatto vedere per dare da mangiare dentro la stalla e un po' di deposito qua, così qua abbiamo sembra insilato e posto. Vabbè ragazzi, niente, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like qua con Traspalet, spostare tutto e mettiamo Bullir e niente, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao.